dopo aver governato in una giunta molto ampia nella sinistra per Pisapia, oggi si candida da solo con un fronte a sinistra del PD. Cosa propone per Milano? Intanto proponiamo di continuare quel sogno del 2011 che è stato disatteso in molte parti e quindi si è creato molto scontento. Non siamo stati noi a dividere, ma ci hanno tenuto fuori, ma vogliamo ricostruire la stessa volontà di cambiamento che c'era nel 2011 e che vogliamo riportare. I contenuti sono oggi, finita l'ubriacatura di Expo, tornare a occuparsi dei ceti meno privilegiati della città e che hanno bisogno di un po' più di giustizia sociale. Qual è il bilancio che lei fa dell'amministrazione Pisapia? Ma è un bilancio che non può essere che è tutto sbagliato. Abbiamo lavorato bene sul fronte dei diritti, sul fronte delle libertà, non abbiamo lavorato bene per quanto riguarda i bisogni degli strati meno privilegiati della città. Oggi si festeggia la liberazione, eppure in Europa aspirano 20 di destra. In realtà la destra cresce in Europa come cresce la guerra tra i poveri, proprio a causa delle politiche liberiste fatte dai governi. E quindi per fermare la destra oggi è necessario sconfiggere il neoliberismo, perché solo se si sconfigge questa politica che distrugge il welfare, crea disoccupati, si riuscirà anche a sconfiggere la barbarie del fascismo. Prima del 2008 Rifondazione arrivava a prendere anche il 6, 7, l'8%, oggi riesce difficilmente a superare il 3%, come mai e che cosa si propone per rilanciare Rifondazione? Ma è evidente che noi abbiamo pagato l'esperienza di governo Prodi che ha distrutto la credibilità di Rifondazione Comunista, in quanto c'erano molte aspettative sulla possibilità di cambiare. Non ce l'abbiamo fatta perché i rapporti di forza erano sfavorevoli e noi paghiamo pesantemente quell'errore di essere andati al governo. Oggi noi stiamo lavorando tanto per tenere Rifondazione e per ricostruire un tessuto unitario della sinistra. Bisogna costruire una sinistra unita, alternativa al PD, chiaramente alternativa a queste politiche liberiste e unitaria, in modo da permettere a tutte le persone che vogliono cambiare di avere di nuovo un punto di riferimento.